Cristian Di Leo, quest'oggi un punto per la Veloce, arrivato però con un gol degli avversari nei minuti finali, un punto che comunque aiuta a muovere la classifica, anche se il risultato pieno oggi sarebbe stata una grande cosa. Sicuramente siamo un po' amareggiati per il risultato, perché è arrivato agli ultimi minuti, quindi c'è sempre un po' di sconforto, però penso che il risultato sia giusto. Partita tosta, equilibrata secondo me, e primo tempo forse un po' meglio noi, qualche ripartenza potevamo sfruttarla meglio, secondo tempo purtroppo potevamo fare il 2, secondo gol e poi è arrivato il pareggio, però penso meritato. Ora bisogna rimboccarsi le maniche, continuare a lavorare per provare a puntare ad una salvezza che potrebbe passare dai play-out. Quali sono le cose su cui questa squadra deve lavorare maggiormente? Ma sicuramente la mentalità è quella di voler far risultare tutte le partite. È chiaro che i punti come oggi magari ti danno un pochettino di morale, però bisogna lavorare in allenamento, applicarsi, e comunque viene su quell'aspetto lì dell'allenamento sempre comunque. Oggi ti abbiamo visto sotto la doppia veste anche di, diciamo, allenatore, quanto più capitano e poi più esperto, vista l'assenza del mister. E cosa hai provato a trasmettere alla squadra inizio partita? Ma sicuramente cerco con la mia esperienza di portare un po' tutto, a prescindere sempre, anche quando c'è il mister, comunque ci vuole un elemento in campo che dia di esperienza, dia consigli. Certo, cerco sempre di mettere esperienza a livello tattico, a livello di grinta, cerco di aiutare sempre la squadra.